impara l'arte e mettila da parte. Per fortuna non tutti hanno rispettato questo proverbio. Perché mia madre diceva quando ero piccolo, impara l'arte e mettila da parte, impara l'arte e mettila da parte. Invece no, l'arte deve essere condivisa, l'arte deve essere di tutti. Io poi ci ho provato a fare l'artista, ho provato a fare il pittore, ho provato a fare lo scultore, ho provato a fare il musicista, ho provato a fare il poeta, ma alla fine il risultato, non lo so, mi lasciava sempre un po' la mano in bocca. E allora ho deciso di fare un'altra cosa, ho deciso di conoscerla l'arte e me la sono andata a vedere l'arte. E quanto non ho visto l'arte, perché io, non è, faccio per dire, ma io l'arte non ho vista assai, ma proprio tanta, da Pollock alla Cappella Sistina, a Van Gogh, a Picasso, non ho vista tanto. Ora voi mi direte, e ci avete capito qualcosa? Ma perché è importante capire qualcosa d'arte? Io una cosa però l'ho capita, quando uscivo, che ero stato a vedere l'arte, pitture, sculture, io stavo bene, io ero felice. Io magari non capivo cosa l'artista mi voleva comunicare, cosa mi voleva dire, cosa, però stavo bene. E perché? Perché era l'anima che mangiava. Io avevo la sensazione che la mia anima si nutriva, e più si nutriva e più avevo bisogno di mangiare. E quanta arte allora ho ricominciato a vedere. Mi nutrivo e stavo bene. Qualsiasi tipo di arte. Ora bisogna, allora c'è il critico che dice c'è arte e arte, c'è la giusta arte, c'è la bella arte, ma l'arte è una cosa soggettiva, perché in un momento si ferma a guardare un'opera e si nutre. Mangia, perché non basta soltanto che mangi il corpo, mangia l'anima, nutrendosi di scultura, pittura. E allora mi fermo davanti a un bel paesaggio e mi incanto, in silenzio. Non lo so se a voi vi capita nei musei di fermarvi anche ore, seduti, a guardare un'opera e state lì, in pace con voi stessi, e uscite poi con quella situazione di benessere che è stata appunto quella dell'arte. E per me questo rappresenta l'arte. E allora io mi viene voglia quasi di dire sì, impara l'arte e mettila da parte, ma io ringrazio tutti quegli artisti che hanno la premura di nutrire la mia di anima. Perché guardate, il lavoro dell'artista è proprio un lavoro che io non so neanche come lo pone, ma chi è che dà soddisfazione a questi artisti? Ma chi è che rende grazie a questi artisti? Perché noi quando devo andare a mangiare un panino, o quando devo nutrire il corpo, e quante soddisfazioni si dà sulla cucina? Ma sul fatto che anche l'arte deve nutrire l'anima, chi gliela dà soddisfazione? Quando sarò morto sarò famoso, quando sarò morto venderò quadri a chissà che c'è, quando sarò morto è da vivo! Lo fa l'artista maledetto, che dipinge, che si danna, che si logora, che vive nell'inquietudine. Io, il piccolo omaggio che volevo fare era proprio questo. Ringrazio gli artisti dei doni che ci fanno, di quello che regalano, che probabilmente io non sarei neanche capace di da dove cominciare, non so neanche che cosa vuol dire dipingere. Io non so quando si comincia un quadro, che vuol dire dare questa pennellata, che vuol dire da dove si parte? Si parte da qua o si parte da qua? E che si fa prima? Si fa prima l'albero? Io non saprei neanche da dove. Però poi per me il risultato più importante qual è? È che io mi devo fermare. Io lo guardo e quei due minuti che lo guardo io sto bene, sono in pace con me stesso. E quindi grazie al vostro lavoro e grazie per questo invito.